Mi chiamo Luca Tozzi. Da bambino ero molto serio, ero un bambino che prendeva tutto un po' seriamente, la scuola ma anche il gioco, anche se ero comunque molto creativo. Fino ai 10-11 anni la mia grandissima passione è stata il disegno. Non c'era scontrino, pezzo di carta, muro che si salvasse, io disegnavo, dovevo disegnare dappertutto. E poi dopo sugli 11 anni è arrivata la musica che ha preso un po' il sopravvento e dopo di lì, insomma, fino ad oggi non ho mai smesso. L'ultimo proprio brano che ho ascoltato un po' con attenzione è una colonna sonora, diciamo che fa anche un po' parte del mio lavoro, quindi casualmente è un album di quel tipo lì, che è la colonna sonora di Interstellar, uno degli ultimi film che ho visto al cinema. Effervescente, edificante e leggero. La mia canzone preferita di quando lo guardavo io è Cane Gatto, anche pezzi dell'anno scorso, ad esempio il contrabbasso, perché io poi dopo da grande ho studiato il contrabbasso, quindi quando ho visto l'edizione dell'anno scorso quella mi ha attirato particolarmente la mia attenzione. Se dovessi dare tre aggettivi al dinosauro di plastica, mi viene in mente estiva, perché comunque mi dà così un respiro, anche un respiro fresco. È una canzone leggera ed è una canzone semplice. Io prima dell'anno scorso, quando ho scritto Il dinosauro di plastica, non mi ero mai dedicato alla scrittura di canzoni per bambini. Poi è nata mia figlia Anna e lì ho deciso di fare qualcosa, diciamo, per lei o comunque qualcosa del mio lavoro che le rimanesse. E volendo scrivere qualcosa per bambini, sono andato a ripescare il bambino che ero io, e il bambino che spero che un po' ce ne sia ancora dentro di me. E quindi ho fatto una canzone sul mio, quello che era il mio giocattolo preferito, che era un dinosauro di plastica che ancora conservo con tanto amore. E io da bambino davo un'anima ai miei giocattoli, avevano dei loro pensieri, una loro vita. E quindi ho voluto raccontare in questa canzone questo mio vecchio compagno di giochi. È una canzone... appunto che parla di un giocattolo e parla anche dell'importanza di non farsi ingannare a volte dalla prima apparenza delle cose. Mi piacerebbe che tutti ascoltassero Il dinosauro di plastica in maniera molto, molto onesta, perché è una canzone che ho scritto, è una canzone che mi appartiene e quindi mi fa piacere che possa arrivare alle persone e che magari in un certo modo quelle persone, i bambini o i grandi, se la possono fare un po' loro, pensando magari anche loro alle cose con cui giocavano da piccoli.